Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video e sul mio canale. Voglio condividere con voi tutta la mia esperienza in campo della cosmetica naturale, che ho avuto modo di imparare negli anni grazie a consigli e ricette dei grandi esperti. Tutto quello che vedete nei miei video è comunque cose che io ho provato, ho testato personalmente e che alla fine ho anche migliorato. Con l'arrivo dell'estate è sicuramente facile che molti di voi siano pronte o che si stiano preparando per le vacanze al mare. Vi consiglio di provare a fare questo ottimo olio corpo dopo sole, che sicuramente vi aiuterà ad attenuare quelle che sono le problematiche dovute alle lunghe esposizioni al sole. Vediamo insieme come si fa. Vi ho dato anche degli ingredienti alternativi se in caso vi manca qualcosa. Olio corpo dopo sole alla camomilla. Ingredienti: un pugno di fiori di camomilla essiccati oppure 30 ml di olio di camomilla, 30 ml di olio di jojoba, 10 gocce di olio essenziale di sandalo. Come oli potete usare in alternativa l'olio di karité, l'olio di oliva e l'olio essenziale di rosa. Preparazione: fate bollire dell'acqua e preparate una normale tisana con i fiori di camomilla, oppure usate l'olio se ce l'avete. Se fate la tisana, fatela raffreddare e unite gli altri ingredienti. Quest'olio è perfetto come doposole perché è lenitivo. La camomilla ha proprietà rilassanti e antinfiammatorie, mentre l'olio di jojoba è perfetto per curare le eruzioni cutanee, scottature solari e qualsiasi irritazione della pelle. Previene anche la desquamazione dovuta alla scottatura. L'olio essenziale di sandalo rinfresca togliendo la sensazione di calore. Utilizzate questo olio sulla pelle asciutta oppure leggermente umida. Mi raccomando ragazze, non siate pigre, ungetevi sempre bene la sera dopo la doccia perché la pelle ha bisogno di essere idratata e altrimenti si rischia un invecchiamento precoce e questo non è quello che vogliamo. Ovviamente mi raccomando, proteggete sempre la pelle con dei fattori di protezione alti, soprattutto se avete la pelle chiara e delicata. Io spero di esservi stata utile, lasciatemi un commento qua sotto per qualsiasi domanda o se avete fatto l'olio, qualsiasi richiesta. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, attivate la campanella per essere sempre aggiornate e mettetemi un like se i contenuti di questo video sono stati di vostro gradimento. Io vi aspetto nella prossima ricetta, che sarà sempre utile per la bellezza del vostro corpo, viso, capelli. Ciao ciao!